Come dimenticarsi del più famoso fra i surfskate economici, l'Ezzi Cruiser 858, o non ricordo bene il numero, ma non importa, pertanto non si trova più tanto in commercio. Si trovano delle nuove versioni, ma adesso ci sono delle cose non più economiche, ma assolutamente quei parabili. Qua sotto vi metto qualche link alla nostra pagina, ah sì, anche qui si può cliccare con i consigli sui surfskate. C'è davvero un altro con un adattatore uguale allo Smooth Star, certo, poi vedremo, avrà qualche piccolo difetto probabilmente, per 80 euro, 89 euro, non ricordo ora. Adesso l'Ezzi Cruiser mi ha un po' abbandonato nella fase tipica, che è quella del kimping. I kimping infatti sono una delle cose più fragili nei longboard e negli skate più economici. Qui nessuno si è ammazzato in quanto la rottura è avvenuta durante un leggero pumping in pianura, quindi il buon Stefano è atterrato in piedi, non si è fatto nulla. Anzi, lo ringraziamo per aver messo a repentaglio la sua vita in questa sperimentazione. È il primo kimping che si rompe tra tutte le mie creazioni, incredibile. Il kimping è quella vite che passa attraverso il baseplate su cui appoggiano i bushing e poi si stringe un bullone sopra che tiene attaccato il track, che poi gira, pivota nel pivot. Però è questo kimping quello che mantiene attaccato il track alla tavola e quindi non subisce il peso della tavola. Il peso della tavola è più sul baseplate e sul pivot, la basetta, richiamiamola. Ma subisce le torsioni della tavola, tutto quel curvare o una sollecitazione a vibrazioni ad alta velocità che vanno a stressare particolarmente questa vite qua, che quindi deve essere di alta qualità per non rompersi. Infatti addirittura kimping di alta qualità prima o poi si rompono quando si fa downhill, quando si fanno delle discipline dove grosse velocità davvero vanno a mettere un sacco di pressione. Dai, di street skate non ne parliamo neanche, perché se fate qualcosa che davvero lo stressa, tipo saltare una scalinata, eccetera, ragazzi, comprate qualcosa di qualità, non comprate uno skate economico perché rischiate di ammazzarvi. In questo caso il pompare, il carving è abbastanza deleterio per il kimping, però un kimping buono resiste, un kimping che non era un granché, eccolo qua. Io suppongo che possa essere una dimensione di kimping più vicina a quella di un reverse kimping, ossia di un track da longboard, che è quella di un traditional kimping, ossia di un track da skate. Questo è il kimping rotto, è un kimping molto lungo, possiamo vedere subito che è sicuramente più grande di un kimping da skateboard. Quindi probabilmente somiglia al kimping da longboard che ce l'ho qua, incrociamo le dita, ecco qui. Io direi che come misura ci sta completamente dentro, è anzi quasi identico. Vediamo, questo nella sua basetta naturale entra perfetto e fa veramente poco gioco. Qui per forza farà del gioco o non ci entrerà proprio, perché questa è rotonda, quindi il suo kimping originale ci faceva un po' di gioco. Io, siccome faceva questo gioco qua, mentre si muoveva la tavola sentivo proprio un rumore tic tic tic, che praticamente era il kimping che ci ballava dentro. Per risolvere stringevo tanto, quindi forse ho provocato io questa scalanatura, che non è un problema. Però stringevo tanto perché almeno così stava bello aderente e non faceva questo movimento qua. Andiamo a vedere se il kimping da longboard entra dentro. Incrociamo le dita. Oh, oh, no, non ci entri, stronzo. No, no, sì, bella. Vediamo che entra dentro, fa lo stesso giochino. Quindi come prima risolverò stringendo. Una cosa che avevo pensato era di mettere uno spessore qua sopra o una gommina o qualche cosa che possa evitargli di ballare. Dunque a questo punto tutto quello che dobbiamo fare è rimettere i bushing come stavano sull'altro track. Perfetto. Non c'è proprio ragione di pensare che non debba funzionare adesso. Mettiamoci sempre un po' di sapone, che non viene mai male. Che schifo, non trovavo il sapone che avevo di solito, quindi ho trovato questo saponaccio in bagno, non so neanche da dove nasce, però vabbè, per il lavoro che deve fare andrà bene. Stai lì dentro, tanto poi una volta che ci metto questo qui lo massacro dentro, già si schiaccia per gli affaracci suoi. Ho comprato
il famoso White Lithium Grease per aggiustare un track che mi cigolava, però era metallo su metallo, quindi questo lavora bene metallo su metallo. Sui pivot io veramente mi sono trovato sempre, sempre, sempre da Dio con il sapone, anche perché si sbriciola, si polverizza e non attira polvere. Quindi questo qua, che è uno spray, non lo utilizziamo. Andiamo ecologici, sapone di Marsiglia o il sapone che rubate negli hotel, qualsiasi sapone funziona. Quindi abbiamo inserito qua. Vediamo di recuperare anche il dado. Perché ovviamente questo kimping lo buttiamo via. Cioè, ne ho dadi in giro, ma questo kimping non ce ne facciamo più niente. Quindi perché lasciargli il dado? Alla fine il dado funziona, c'è ancora la sua parte autobloccante. Bushing di sopra, entra tutto alla perfezione come proporzioni. Lui alla fine, sì, sembra un traditional kimping, però se voi notate, come vi ho fatto vedere anche nell'altro video, l'angolo in cui alla fine entra nel pivot non è dritto così come sembra da qua, ma è così inclinato come se fosse un reverse kimping. Diciamo che questo è l'angolo di un traditional kimping e questo è quello di un reverse kimping. In quanto hanno un angolo più piccolo, per effettuare lo stesso giro hanno bisogno di inclinarsi di più. La possibilità di inclinarsi di più è data semplicemente dalla lunghezza del kimping. Più è lungo, più avrà bushing da schiacciare per piegarsi di più. Quindi i kimping dei track da longboard sono più lunghi di quelli dei track da skate. Per questo anche vi consentono di pompare un po' di più, però vi fanno inclinare di più e toccare la tavola più facilmente quando girate. Quindi andiamo a mettere il washer di sopra, la rondella, possiamo chiamare, e riabbiamo il nostro Etsy Cruiser completamente formato, senza nessunissimo problema. Già non balla assolutamente, calza esattamente come l'altro, sono persino un pelino meglio per il fatto che il dado sotto era un pochino più largo. Lo andiamo a rimontare, abbiamo riciclato tutto, che è il nostro sogno, è la nostra massima aspirazione poter riciclare tutto. Questo lo lasciamo qua dentro, andiamo a rimontare con le basette. Io ne ho messe due riser, chiamiamoli. Sempre ricordatevi, quando mettete i riser del track dietro, la cosa principale è che poi la tavola abbia la stessa altezza, che non sia più alta davanti che dietro. Questa è la mia filosofia. Ci vediamo alla prossima, in cui ora non so se sarà il video in inglese del waterborne o il secondo video. Quanti buchi ha questo riser, eh? Tutto sbucherellato. O il secondo video con la nuova tavola del waterborne, che mi è arrivata ovviamente la vincita del contest. Vedrò poi se utilizzandolo gli serve mettere quello piccolo spessore o se così con il bushing stretto va bene, lo lascio così, perché tanto abbiamo visto che smontarlo e rimontarlo è un attimo. Smontare e rimontare i track è una rottura di palle solo nel momento in cui siano tutti arrugginiti, in cui siano un disastro, altrimenti si smontano e si rimontano davvero velocemente, senza nessun problema. È stato assolutamente indolore, una di quelle cose che sono più complicate perché vuoi aspettare e decidere di filmarle che farle. Lo mettiamo giù e crashiamo un attimo questo sapone che abbiamo messo dietro. Alla perfezione, abbiamo recuperato il nostro Etsy Cruiser 858 ex carver dei poveri. Ci sono nuove alternative sempre qua sotto. Clic in descrizione per comprare dei carver a prezzi più modici. Ricordate, se pagate poco, siate pronti eventualmente a fare delle piccole modifiche. Bushing, cuscinetti, quello di cui c'è bisogno. Nei prossimi video farò una versione inglese del video sul waterboard, ovviamente. Parlerò meglio del rail adapter perché finalmente me l'hanno portato, e vi parlerò dello Scorpion, e lo vedremo in azione anche con un buon surf skater che amo io, quindi ci darà anche il suo punto di vista rispetto allo yo, e vedremo in azione lo Scorpion. Ma proprio una cosa veloce, perché questo video non va di questo, quindi adattatore tavole fibra di carbonio,
Backrail, una tecnologia particolare che io avevo sostituito con un riser particolarmente inclinato nella versione scorsa, però questo al prossimo video, ragazzi, non adesso, non adesso, è già un miracolo che ho fatto questo. Questi maledetti Kingpin, che poi mi confondo sempre perché c'è quel ciccione, il nemico dell'uomo ragno, oh, Kingpin, Pinking, Kingpin, Kingy Pingy come i vecchi, ma dai.